Ciao a tutti ragazzi, mi scuso se non ho fatto la puntata del fumetto del mese di giugno, ma ho avuto molti esami e poi una vacanza, quindi non ce l'ho fatta proprio per via del tempo che mi mancava. Rimedio facendo questa puntata che sarà di giugno e luglio. Sarà una puntata ricca di fumetti che voglio presentarvi, così compenserò un po' quello che non ho fatto la volta scorsa, quindi partiamo subito. Intanto volevo dire che a giugno c'è stato il compleanno di Paperino, Donald Duck. Purtroppo non sono riuscito a parlarvene proprio perché a giugno non ho fatto il video, ovviamente. La Disney ha dedicato quindi un numero di Topolino, il 3054, interamente al personaggio di Paperino. Il che vuol dire che non solo le storie sono tutte dedicate a Paperino per l'appunto, ma anche gli editoriali sono curati dallo stesso, come possiamo vedere per esempio qui. Un numero quindi da collezione, se così lo possiamo chiamare, perché è dedicato al compleanno del papero più famoso del pianeta. E anche il mensile a lui dedicato, per l'appunto Paperino, è stato fatto uscire in versione speciale, raddoppiata come numero di pagine, con una storia inedita scritta apposta in occasione del compleanno del personaggio. Sono quindi gli 80 anni di Paperino. Come seconda cosa volevo far presente che nel mese di luglio è uscito il primo numero dell'ultimo, dovrebbe essere l'ultimo ciclo di Kick-Ass, ovvero Kick-Ass 3. L'ho già letto, perché io comunque seguo Kick-Ass, ho seguito tutti i cicli antecedenti, compresa la miniserie spin-off di Hit Girl. Sembra promettere molto bene, onestamente, perché il secondo ciclo mi aveva lasciato un po' così, però ho pensato che, come tutte le trilogie, la seconda, essendo una parte di passaggio dalla prima alla terza, è appunto una parte di passaggio, quindi non ti lascia completamente soddisfatto. Ovviamente siamo solo al primo numero di 4, se non sbaglio, e quindi è ancora un po' presto per dire che questo ciclo spaccherà come il primo, per essere in tema. Però devo dire che ha cominciato decisamente bene. Mi aspetto grandi cose dall'ultimo ciclo e spero che sia l'ultimo ciclo, anche perché, dato che Kick-Ass è nato come una miniserie, non vorrei che diventasse infinito come tutto il resto. Interessante a mio dire questa uscita del mese di luglio, che è L'Impero dei Morti, che è una miniserie di due volumettini scritta da George Romero, che penso che tutti voi sappiate chi è quello che, diciamo, ha inventato il genere dei film di zombie, è quello che ha fatto i primi film di zombie, è quello, è il regista che ha fatto più film di zombie di tutti quanti. Quindi è molto interessante perché la storia è stata scritta di suo pugno e i disegni sono niente di meno di Alex Malev, non so pronunciare i nomi, comunque per intenderci è il disegnatore che ha curato un bellissimo ciclo di Daredevil. Vi faccio vedere i disegni così magari si capisce meglio. È uno dei disegnatori di punta della casa Marvel, comunque. Quindi, al di là dei disegni che sono meravigliosi, perché a me Marvel piace molto, la storia sembra promettere bene, anche se l'unica cosa che non mi convince è il fatto che sia proprio una miniserie così corta, nel senso che questo è il primo volume e poi ce ne sarà solo un altro. Quindi, se questo volume serve più che altro da introduzione, non capisco onestamente come possa poi concludersi degnamente e con del respiro in un solo secondo volume, ma questo si vedrà, ovviamente ho letto solo il primo. Come ultima cosa volevo segnalarvi un'iniziativa del giornale Il Sole 24 Ore che ha deciso di pubblicare, diciamo, i volumi più importanti dei cicli degli eroi DC Comics, prendendo spunto sicuramente dalle iniziative del Corriere della Sera che ha fatto con i supereroi Marvel. Ne ha già fatti tre se non sbaglio di collane di questo tipo. Quindi questa collana si occupa esclusivamente degli eroi DC, è in collaborazione con la RV Lion, che pubblica qua in Italia gli albetti DC Comics.
E il primo, la prima uscita è questa qua, è Kingdom Come. Per chi non la conoscesse, è disegnata da Alex Ross, disegnatore di Marvels, di cui ho parlato in qualche video antecedente. Io, a dire la verità, avevo già Kingdom Come nell'edizione della serie Oro di Repubblica, però ho voluto comunque prenderlo perché mi sembrava un po' più carina come edizione rispetto a quell'altra. Assolutamente non seguirò tutta la collana, penso che prenderò forse i numeri di Batman che più mi interessano, perché ci sono, ho già visto che ci sono alcuni numeri dedicati solamente al Cavaliere Oscuro, anche perché non seguo molte testate DC, se non per l'appunto. Ovviamente i disegni sono spettacolari come sempre. Alex Ross, come ho detto nel video dedicato a Marvels, ha questo stile molto molto realistico, quasi fotografico, anzi lui si rifà a fotografie. E anche la storia di Kingdom Come in realtà è simile a quella di Marvels, nel senso che parla degli eroi DC visti però da un punto di vista non interno alla cricca degli eroi, per intenderci. Non mi voglio dilungare troppo su questo perché meriterebbe un video a parte. Niente, il video di fumetto del mese finisce qua, ci ritroviamo ad agosto con una prossima puntata e spero di riuscire quanto prima a pubblicare su YouTube un nuovo progetto che ho in mente da un po' di tempo e che spero di riuscire a concludere in questi giorni. Credo che dovrò fare un vlog per parlarne meglio, qua forse non ho abbastanza tempo. Ci vediamo ad agosto e nel vlog. Ciao a tutti!